no, basta. Possiamo andare? Sì, sì, potete giocare voi. E infatti avevo ragione. È un Rosalina. È una Rosalina. Che verrà giocata. È uno stage che io non ho idea di come vada il matchup. Però su questo stage, però so che Rosalina ha un minimo di vantaggio. Ne abbiamo parlato. Bless ha un problema ovviamente con Game Watch. Giocando Pikachu è uno di quei matchup che non puoi vincere. Proprio viene annullato totalmente dal personaggio avversario. Diciamo che Game Watch è un po' famoso per annullare diversi PG di questo gioco. Quindi ha deciso Bless di giocare Rosalina, anche perché era già un personaggio che un po' aveva provato. Ora, non so quanto è rodata questa Rosalina contro Game Watch, non credo che abbia allenato troppo il matchup, però vediamo. Anche perché credo che Colors sia numero uno Game Watch in Italia con un bel margine, quindi è anche difficile trovare un training partner forse. Oddio, è vero, c'è Pando, sto scherzando. Sì, è vero, hai ragione. Me lo sono un attimo dimenticato, ma perché la Sicilia, cioè, volendone parlare, è fuori dall'Italia. Però non azzarderò questo discorso su Sbittuno. In ogni caso la situazione è molto even, però c'è un grosso... Non devi giocare in stream. Ti prego. Già giocavo in stream. Ma ho chiesto al ragazzo apposta di non giocare in stream prima per streamare questo e ti faccio parlare di un mondo nuovo. E forse lo fai su stream 2, però non su stream 1. Su stream 2 ci fai anche noi. Ok, forse il prossimo set è il vostro. C'è la possibilità, nel frattempo allora non giocare. Dice agli altri che di non giocare e fai venire Ryusei qua perché altrimenti lo prendo a pacche. Dicevo, vantaggio di stock. Come stavo dicendo prima, il matchup è un po' meglio per Rosalina. Non so perché, non l'ho mai capito. Però mi è stato detto e so che questo matchup è un po' meglio per Rosalina. Sicuramente Game Watch ha delle difficoltà ad entrare contro Rosalina. E anche immagino a combarla. Però vogliamo di Piendri di Neon Stream, lo faremo a questo punto, lo faremo, ma lo faremo su Sbit 2 perché Andrew è già stato. Sì, dimmi. No, che stava pure l'altro stream libero, vabbè, arriva. Come ci sta l'altro? No, l'altro stream non va castato. Ah, va bene, ok, perfetto. E questo è lo stream col casting. Vedo che comunque sono molto gioiosi i nostri player. Sì, guardateli in faccia. Sto divertendo. Vedi che questo è un matchup interessante. Se vedi, Bless sta giocando Rosalina. Perché? Perché Pikachu Game Watch è in giocato da almeno 3. Esam ha deciso che cosa. No, in verità, oddio, Esam non lo so. C'è come si chiama? L'altro. Ciao Yumuz! C'è scritto Clors. Non so è perché sono analfabeta, devo ancora finire le elementari. Dicevo, Shiny Mac ha fatto una sua matchup chart che Bless ha definito romantica. Sorriso. Dove metteva questo matchup in even slash slightly losing. Minchia. Con Pikachu. Però diciamo che lui è appunto è molto romantico. Mentre invece questo matchup dovrebbe essere losing per Game Watch. Non so perché. Non ne ho idea. Beh, oddio, però sta funzionando. Sì. E questa è una win importante se riuscite. Ma Rosalina l'ha creata per Game Watch? Cioè Rosalina l'aveva già iniziata a giocare. Questa è best of 5. L'aveva già iniziata a giocare. Però non la utilizzava così tanto. Quando poi si è messo alla ricerca di trovare qualcosa per battere Game Watch e Ness e, come si chiama? Ness e Lucas, che sono altri matchup un po' terrificanti, ha iniziato a metterci un po' di effort più seria e stiamo vedendo che l'effort seria sta ripagando, anche perché appunto come dicevo prima Colors non è un giocatore da sottovalutare, classe 1 in Italia, non ricordo se è nel PR ma comunque sicuramente l'ha sfiorato grazie ai suoi risultati a Roma, forse il problema è che non ha viaggiato più di tanto. Infatti non lo conoscevo. No, per a Roma è top 4 assicurato lui. Non se ne è fatta spiegare. Molto bella proprio tutto. E qui un buon due stock. Questo è best of 5. Sì, è best of 5. E quindi adesso vediamo come continuerà. Bello così, vai Blessus, ben ci crede. Io ho vinto il mio Wario Ditto. Ero terrificato. Cioè, contro ieri. L'ultimo
io l'unico altro Wario nell'universo italiano, perché quelli siamo pochi, ci siamo io, Alpha, Burblur e questo ragazzo che si chiama Kainé. Non ho capito come si legge. Ma tu a che stai nel torneo? Io devo giocare contro Kuro, che al momento non si vede, non si vede da nessuna parte. Ok, torniamo in game. Sarò molto utile, come hai potuto notare. Ok, di qua Kuro. No, a me serve perché non è colpa loro. No, ovviamente non glielo daremo il DQ. Ah, giusto, nelle altre schermate non c'è il microfono. Nelle altre scene non c'è il microfono. Vabbè. Ma questa stream chi l'ha setappata? Chi è il tio? Io non mi so niente. A me dicono che è stato Pigna, però non lo so. Comunque, di più accuro. E allora il fatto è che io lo volevo, lo avrei fatto, ma gli altri tio mi stanno dicendo che non si può dare di più al seed 3 perché ha fatto mezz'ora di ritardo. E io non sono d'accordo, cioè questo top player privilege a me non va bene, lo trovo molto molto poco comunista, però va bene, cioè no, non lo fare. Ma il treno, l'oligarchia è contro di me. Comunque vediamo, comunque in questo momento quello si è ripreso massimo. Sì, sta riuscendo forse anche in fatto di stage. Prima dove erano? Prima erano su Yoshi Story. Ma come fai a godere? No. Yoshi Story è una brutta cosa, io continuo ad advocare. Sentite questa proposta, chat. Dreamland no. Al posto di Yoshi Story. No. Perché no? Perché è Battlefield. Ho capito, anche Yoshi Story è Battlefield. No, con Yoshi Story è Battlefield col divertimento. Ma quale divertimento? Slam. Perché tu non ti diverti, vabbè. Tanto sono entrambi giganti, non è vero, no, Yoshi Story ha le basunze minuscole. Ma perché non facciamo tornare Lylat Cruise? Mi oppongo. Vabbè, sì, alle slant. Ma le slant sono terribili, è quello il problema. Non ci dovrebbero essere. I non si aggrappano. Ah, è bello. Comunque. Comunque nel frattempo Bless è un attimo indietro. Riesce a trovare la stock e adesso deve trovare. Ah, in verità gli basta una combo. Ma sono vigilantissimi. Cioè sono vigilantissimi. Sì, vabbè, guarda là, 2 minuti e mezzo comunque abbiamo preso una stock. Saranno leggeri, ma. Ma lenti, hai ragione. Io però. Questa veniva da gente, almeno mi sa. Sì. Questa era. Mi provoca giubilio. Questa cosa. Allora. Il giubilo. Comunque. Situazione che si è ritornata nel living. Oddio, potrebbe morire. Bless l'upper di Rosa online, è incredibile. E anche il downer è fortissimo. Cioè praticamente tu penseresti che col Sour Spot in cui non ti spica ti sei salvato. Il cazzo è fortissimo. Vabbè, dovresti morire comunque. Altri VG hanno problemi. Sequenza di ledge trap un po' particolare. Adesso ledge trap di Rosalina e Luma che fa paura. Riesce a far roll up B. Che opzione. Menare il Luma senza alcuna pietà. Qui non vuoi essere combato. E infatti riesce ad uscire. Deve provare a trovare la kill. Gli basta un upper, un forwarder, una mossa su di Game Watch per ucciderlo. No, cos'è? Però il jab missato per il ledge trap. Oh, ha trovato comunque una bella soluzione, si è visto. Sì, infatti, per lo chef. Tutta l'arco della cosa. Bello. Ah, no, bello no. Bello per niente. Telecamera spostata. Che. Cherry sia una frode. Cherry è una frode. Però lo posso giustificare perché deve spendere 45.000 euro per fare il torneo di Melee la settimana prossima. Cioè fanno il torneo di Roy Melee. Mi pare che costi 35 euro. Bello. Epico proprio. Epico. Community piccolina. 25 adesso, ok. Quindi. Comunque.
vediamo questo Game Watch di Color che non si non muore, il peso è chiaramente diverso 126, per lui, è relativo 163% proprio. Down smash, adesso lui si può permettere paradossalmente di fisciare per le sue kill confirm, perché sai che qualunque cosa che ti colpisce comunque sei morto. Sì, infatti gli interessa lui. E quindi paradossalmente hai tutta la pressure dalla tua parte, non è il problema. E trovare la kill è più complicato. Non vuoi rischiare un down smash. Qualunque smash attack ti porta comunque a morire in qualche modo. La Bertolo non uccide. Non riesce a trovarla. Adesso muore. Brutto. Bruttino. 0%. Beh, gentleman, smettila, sei vicino alla stream. No, cosa devi fare? Devi smetterla. Mi ha messo in buttato per questo. Comunque, ciao Vincenzo. Ah, ma sei. Ciao Benvanita! No, non si bestemmia su Sbittuno. Comunque, a quanto pare Raikuto ha battuto Gentleman. No, Gentleman ha battuto Raikuto. Porca. E sta lamentando. E si sta pure piangendo, ma io ti ammazzo. Sta piangendo Gentleman. Uè. Sono tiltato da queste notizie che mi arrivano. Guarda, allora, c'ho pure volevo fare F Special Ledge. Mi ha camminato fuori dallo stage e sono stato spiegato per questo. Vabbè, forse va bene mettere il gioco. Stavo facendo cose, Pian Gentleman. Mandatelo dal mio server di Minecraft. È una buona idea. Mamma mia. Drapion non lo vedrò mai. Drapion è mio padre, l'avevamo invitato, però non mi ricordo, mi pare che è costretto a casa da una sessione di Pikmin intensivo, mi pare una cosa del genere. Ah, poverino. Allora mi spiace davvero. Non può liberarsi perché deve finire tutto Pikmin 4 in una mezz'oretta. Sì, io non li ho mai giocati di. No, mai, nemmeno io. Tutti quanti. Odio Olimar, quindi non mi trovo. Esatto. Allora, ci troviamo. Io baso la mia opinione sui giochi. Per questo ancora compro i Pokémon, nonostante i giochi facciano schifo. È vero, l'ultimo non era male. Sarà ok, dai. Comunque, tornando sul game. Vengo operato da una mano. Tornando sul game. Hai perso? Scarsi. Situazione abbastanza even, dobbiamo dire. Collos ha ancora il vantaggio, penso abbia capito qualcosa dal primo game. No, dico qua sta purtroppo non sono bravo a determinare cosa abbia capito Collos dal primo game. Secondo me non ha capito niente, perché come fai a capire un avversario che non sa quello che sta facendo? Vabbè, lo sa, Bless. L'audio di gioco è leggermente alto, io credo che ammazzo qualcuno alla prossima persona che si lamenta dell'audio. Datemi un feedback completo. Basta un altro, vabbè, per sicurezza. No, un decibels. Vabbè, io ora sto leggendo i testi degli audio, come sono segnati. Pigna, non lo sai settare. Facecam. Giuoco. No, è vero, dovrebbe essere ancora più basso. No, troppo. Vabbè, vida, di no. Trassa. No, ma trassa, fai dispari. 3.4, ma sei una bestia, vedi? Minchia, che schifo. 3.0. Oh, ok. Che dite, ma va bene? Pigna si è cavato, tu devi abbassare un altro po'. Tocca togliere l'audio, secondo comunque, me dovremmo chiudere molto la molto even. Vediamo questo Bless come se la cava in questo matchup. Il fatto è che pensare a quanta esperienza c'ha Colors in questo matchup rispetto a Bless, cioè non in questo matchup, scusami, con il suo personaggio, okay. Rispetto a Bless che sicuramente ne ha di meno, si fa bene. Capire esatto che comunque se la sta cavando bene. Sarà appena lagato mentre dice stato... questa cosa. Vabbè, Caster Curse. Guarda qua che microfono. Tu l'avevi mai visto? No. Fine conversazione. Conversazione awkward con una ragazza, capisci? Comunque. Tornando, io non so Bless se continuerà a tenere questa rosalina, anche se sta cavando bene, solo fatto una misplay. Allora, secondo me non è proprio pensabile fare Pikachu Game Watch. È morto!
Porca miseria. Madre. Adesso c'ha un piccolo problema con i suoi personaggi, che sono esperienza, tutti, doppio sono down smash, tutti incredibilmente leggeri. E Bless ha un problema di mental, nel senso che gli dà fastidio morire presto e non riuscire ad uccidere. Pensa che un Pikachu impazzisce ogni che volta. Che succede a fare, Pikachu? Scusa, morire presto e arrabbiarmi. Ma scusami, gioca a Bowser. Gioca a Bowser. È a legge che fa cacapù. Il fatto è che se non sai gestire. Ma deve sapere più che altro come chef funziona il PG. Sì. Cioè gestire. Ma dici a legge lui in vantaggio a legge o lui in svantaggio a legge? E te non dovevi con Pikachu. Chiediamo. Il Pikachu Bless, chissà, forse Colors non conosce il matchup. Vabbè, diciamo che come fai a conoscere, qual è il Pikachu italiano da cui impari il matchup? Onesto. Ci sta. Non ci voleva più che andavo. Grab, vediamo le combo. Hydrolux, sbaglia. Troll. Vuoi dire che Bless inizia a perdere tutti i capelli, spuntando gli occhiali? MVG Panda Gaming. La fascia verde sulla testa. Oh no. Isam on stream. Game Watch è assurdo. Mi sembra assurdo pensare che Pikachu perda così tanto a un Flutie. Ma non è il problema del Flutie. Il problema è che non puoi fare T-Jolt perché lui se li mangia. E se ti grabba e ti tira il secchio in faccia, sei morto a zero. Poi è uno dei pochi personaggi che ha tutte hitbox basse, quindi lo prende con qualsiasi cosa. E in più paradossalmente un cazzo, Pikachu non ti può fare manco quella shield pressure criminale facendo tipo anche sulle cose. Quindi dato che Game Watch è un PG che funziona normalmente giocando contro Pikachu, e Pikachu ne soffre, quindi il vantaggio di Pikachu è che tu sei, le tue opzioni sono, alcune sono opzioni limitate. Non sono capito, non sono available perché lui ti, però è riuscito a trovare una kill perché giustamente deve shatter uccide di Pikachu, mi sembra giusto. Vabbè, 3 kill option c'ha, poverino. Ha iniziato già a storare i T-Jolt. Oddio, però se la sta giocando bene, Bless sta coprendo anche bene in Atlante. Color alla Muex preso per atti fognari. Secondo me Drapion Chu è un po' hype. Guarda qua, Bless non lascia andare via nulla. Lo segue fino alla fine. Sta nero. Ah, ecco qual è l'altro problema. Qual è una delle win condition di Pikachu? Torna a stage. È guardare, e lui è difficile. È giocare. Fan. Sì, è fan edge guarding. Sì, ma è vero, è assolutamente una merda. Però la sta giocando bene. Se la sta giocando bene. Vabbè, oddio, stava quasi riuscendo a più conosce, no, sa, io ho due stock, due story. Io adesso, se fossi in lui, non farei neanche il gioco. Sai cos'è? Esatto, il matchup, Shiny Mark lo mette even Slide Plus, che lui dice, io mi rendo conto che il matchup è una merda, ma io posso andare di Time Out Pikachu. No, adesso. E lui lo gioca così. Che non è quello che stiamo vedendo da parte di, no, di Manu. Manu è più... va più per l'Isam che per lo Shiny Mark, se vogliamo metterlo su uno spettro. Anche se c'ha le... Allora andiamo avanti. Non commento. Sta giocando veramente veramente bene. Quel Mubot adesso la spamma la bracket quando ogni volta che tu ti dimentichi quale torneo stai facendo. No, Ben, lascia stare veramente. Sta battendo. Facciamo perdere. Sono strappato. Ha shot che prenderà stock. Sì. E la situazione è così in vantaggio che effettivamente adesso potrebbe camperare. Esatto, cioè questo è il momento in cui tu ti puoi permettere di dire io smetto di giocare al gioco contro. Per me chi si diverte così. Ma siamo competenti, questa è una competizione. Ho capito. E qui si vince la gloria, vedi, c'è il secchio. Appena trovato il game. Sì, sì. Il secchio è pericolosissimo, dimmi. Ma il risultato è 2-1 per Bless o per Colors? No, per Colors. Per Colors, sono una scimmia. Sarebbe stato epico. Ah, ma io devo giocare. Devi ma giocare. Qualcuno vuole commentare? Tanto io sono fermo qui fino a quando non arriva culo. Per gli amici ho snoffato. Snoff. Nel frattempo questo video ci sta lavorando meglio di quanto pensavo. Non muore! E qui la situazione diventa
diventa pericolosa per Colors. Rischia di essere grabbato una volta e morire per qualche stupidaggine. Dash attack che riesce a colpire, last stock situation difficile da gestire. Ripeto che secondo me la scelta giusta, il Thunder riesce a attaccare, torna sullo stage. Madonna santa, muore, adesso muore con una bombetta, però 100% a zero. Riesce a prendere il Nair, lì c'era una kill confirm possibile, lo uccide con l'upper, non l'avevo mai visto, non lo uccide, però siamo lì, prova a ledge trappare un F smash un po' di mi sa che infatti una chi è che tecca quella cosa. Side B con l'1. Stanno succedendo cose. Sta cercando la kill. Un altro upper non uccide. Mancano solo 2 minuti. Il fulmine viene preso. Adesso ha il secchio. Pericolosissima situazione. Rischi di morire se vieni grabbato. Non aveva il secchio. Stavo scherzando. Il dash attack chiude la stop. 2-2. 2-2. 2-2. Pazzesco. Ma come è successo? Questo ha vinto Pikachu contro Game & Watch. Incredibile. Tu non sei. No, ma mettiti tu più in qua proprio. C'hai ragione. Buonasera signori, qua possiamo vedere Colors Bless, lo state guardando già da prima, quindi è inutile che vi introduca il match. 2-2, ma che cosa è successo? Cosa è successo? Il primo game con Rosa era molto positivo. No, è già aggiornato. Ah, è Pikachu, giusto, sono una scimmietta. Sì. Dicevo, primo game con Rosa viene vinto da Bless con un vantaggio di 2 stock proprio convincente. Si cambia stage, non si va più su Yoshi Story ma su PS2 e Small Battlefield, e lì Game & Watch si riesce a prendere 2 stock legge trappando a morte Rosa. Mm-hmm. 2 game volevo dire. E il quarto game viene vinto dal Pikachu di Bless, anche in maniera convincente. Di nuovo una stock lead completa, cioè una stock intera. Mm-hmm. Quindi vediamo. Io stavo dicendo che secondo me Bless Rosa gioca un Pikachu molto più sull'Isam che sullo Shiny Mark, che in questo matchup forse non lo aiuta. Però è anche difficile adattare il tuo stile di gioco a un matchup solamente. Cioè dipende, cambiare completamente è difficile. In questo matchup è vero, però dipende anche da come gioca Colors. Perché Colors è un Game & Watch che, da quanto lo so, non usa tanti AP. Cioè, sta molto in giro, mette molte hitbox. È abbastanza aggressivo come Game & Watch. Quindi, se vedi appunto interagisce. Forse è anche per questo che il matchup sembra più even di quanto non dovrebbe. Effettivamente sì, però comunque sentiamo un po' di chant. Mm-hmm. Però adesso stock lead completa la parte di Colors. Può essere comunque recuperata. Basta una bella combo da parte di Bless e la percentuale schizza in aria. Anche perché Game & Watch è molto molto leggero. Cioè, sostanzialmente è difficile giocare dal Game & Watch. Però credo che se sbaglia qualcosa, come vedi per esempio i bug e tutto quanto, sono Bless riesce a prendere un'apertura forte su questi bucket, è qualcosa. Allora, voi certo sono arrivati, mandate comunque sempre. Sì, gol. E dopo curo posto. Allora. Ok, d'altra parte, qui che cosa volevo dire? La percentuale è tornata even, si stava prendendo un bel vantaggio Bless. Mm-hmm. Però deve mantenere un pochino la calma in questo momento. Sì, ma anche perché Colors è un giocatore che capitalizza molto sull'impazienza degli altri. Cioè, è incredibile. Ciao Carmo. Muore, è qui. Ciao. La situazione. Ciao! È una situazione un po' tragica. Kuro, sì. Sei pronto a essere upsettato? Sì. Prepara le chiappe. Oh mamma, il Thunder. Questo Thunder, vabbè, ho visto che Colors prima cercava di prenderlo in alto, però quando Thunder prende alla base e c'è un po' di invincibilità, lì è dove può sneakare qualche kill un po' infame. Però comunque c'è il requisito che Colors si debba andare addosso proprio in faccia. E non è facilissimo. Comunque adesso la situazione è difficile, anche trovare la kill prima per l'ultima stock. Ho visto 2 upper. No. Ma era 48. Stavo facendo dash attack verso di là, ma togliai gli stecca. Va bene, è stato un set. Noi ci